Fratelli e sorelle carissimi, nessuno può togliere a noi cristiani la gioia del Signore risorto. Possono togliersi tante cose, ma il cristiano vive nella gioia del Signore risorto. E dove giorni di afflizione, dove giorni di sofferenza, che abbiamo visto in questa settimana, dopo i giorni di sofferenza che l'uomo vede nella sua esistenza, c'è sempre il giorno della risurrezione. Dicevano molti cristiani condannati ai lavori forzati, tanti cristiani costretti a marcire, tanti cristiani senza libertà, senza pane, maltrattati. Ci potete togliere tutto quello che volete, ma nessuno di voi ci toglierà la gioia di Cristo risorto. Ecco la gioia e la forza del cristiano. Ecco perché i primi cristiani ricevevano la forza in Gesù risorto. Se Gesù è risorto, anche noi risorgeremo con Lui. Abbiamo toccato con mano come il Signore si proclama il Signore della vita, e lo proclama attraverso la risurrezione di Lazzaro, attraverso la risurrezione del figlio della vedova di Naim, e lui dice che queste persone sono tornate alla vita per dimostrare che lui è la vera risurrezione. Si può morire, si può essere ammalati e guarire, tornare in questo mondo, ma per un po' di tempo, mentre Cristo con la sua risurrezione ha distrutto per sempre la morte e ha proclamato la risurrezione. È venuto a darci, come diceva il profeta Ezechiele, un cuore nuovo, il cuore dei cristiani. Abbiamo proclamato questa notte Cristo, luce del mondo. Cristo ha illuminato, come il Padre della creazione ci sia la luce, spuntò la luce, Cristo ha dato la vera luce a ciascuno di noi, la luce simboleggiata anche nella vista data ai ciechi, la luce di Cristo che ci fa capire le tenebre del male e del peccato, la luce di Cristo che è la grazia, che è la bontà, che è l'amore. Questa luce di Cristo è stata portata ai cristiani, i primi cristiani, in forza della risurrezione di Gesù, non hanno temuto nessuno, neppure la morte. I cristiani temevano soltanto una cosa, il peccato. E Gesù le aveva detto, non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Il cuore nuovo, rinnovato in Cristo. La luce di questa notte, luce che non conosce tramonto, giorno che non conosce tramonto, una luce eterna. Quella luce che noi cristiani siamo obbligati a diffondere nel mondo per illuminare i nostri fratelli, i nostri governanti. Noi prendiamo la luce da Cristo risorto, diventiamo un faro che attinge la luce per illuminare gli altri. La celebrazione della luce che questa notte
è stata ridotta per motivi che tutti comprendiamo, ma c'è la vera luce, quella dell'amore, che noi dobbiamo diffondere nel mondo. Quel faro che noi in questi ultimi tempi abbiamo tenuto spento, perché non siamo staccati alla luce vera di Cristo. Volevamo fare essere soltanto noi luce del mondo, ma la luce del mondo è Cristo. Noi siamo tenebre, dobbiamo essere illuminati, un faro che non prende la luce da Cristo non fa vera luce, una falsa luce, quella luce delle tenebre, e le tenebre non fanno vedere nulla. Gioiamo anche in questo momento duro di tristezza della risurrezione di Cristo. Cerchiamo di mettere la nostra spina alla risurrezione di Cristo. E abbiamo sentito proprio nelle letture che proprio attraverso la fiducia in Dio si può ottenere la salvezza. Ecco tutta la storia della salvezza, incominciata dalla creazione, quando tutto quello che Dio aveva fatto era buono. E l'ultimo giorno, quando creò l'uomo, dice era molto buono. Forse il Signore si è pentito di questo essere molto buono, perché Adamo ed Eva lo hanno rinnegato e dopo di lui una moltitudine immensa hanno preferito le tenebre di Satana. Cristo è venuto a riportarci la vera luce, ma oggi anche noi cristiani ci siamo staccati dalla vera luce di Cristo, quella luce che deve illuminare la nostra vita e quella degli altri, quella luce che non teme le tenebre, quella luce che è gioia, che è salvezza. Deve risplendere le nostre famiglie, sono proprio le famiglie oggi che hanno perso la vera luce di Cristo. Oggi la famiglia l'abbiamo distrutta, perché dalla famiglia abbiamo allontanato Cristo, luce del mondo. In famiglia non si pregava più, non si leggeva la parola di Dio. Stanotte abbiamo sentito la proclamazione della parola di Dio, e Dio si rivela attraverso la sua parola che manda secondo i tempi, secondo le stagioni, la luce di Cristo. Ecco quello che noi dobbiamo chiedere, che possiamo essere veramente un faro nelle nostre famiglie. I bimbi, dove sono oggi le vere famiglie che trasmettono la luce di Cristo? Termino con un episodio molto significativo per far capire tante cose. Mi trovavo di fronte alla preparazione della prima comunione. Un bambino mi diceva: io non voglio mio padre accanto a me durante la comunione. Perché? E perché lo so io? Possiamo chiamare tuo padre e parlare con tuo padre? Sì. Il padre vuole essere presente alla comunione, separato. E poi eravamo il bambino, il padre, la madre e io. Il padre dice: perché non vuoi che io sia presente alla comunione? Perché tu non sei mio padre. Tu vuoi essere mio padre adesso che faccio la comunione, però tu mi hai presentato tre mamme.
Quando ho lasciato mia mamma, ti sei unito con un'altra donna, mi ha detto, questa è tua mamma, la devi chiamare mamma. Dopo 2 anni mi ha detto un'altra donna, questa è tua mamma, ma io ho soltanto una mamma. Io non ho un padre. Ecco perché non ti voglio alla comunione. Chi si è presa cura di me è stata mia mamma. Fratelli e sorelle, un episodio per dire la descrizione della famiglia di oggi. Chi si parla di Cristo, lasciate che i bambini vengano a me. Il padre e la madre devono essere rappresentanti di Dio. Oggi abbiamo distrutto la famiglia e ci preoccupiamo quando il Signore ci fa pesare la sua mano per dire svegliatevi, come questa notte ci dice svegliatevi dal torpore del vostro peccato, tornate direttamente al Vangelo, tornate all'amore. Vedete quello che io ho fatto per voi, sono risorto e vi voglio tutti con me. Ma se continuate a vivere così, la mia redenzione è stata inutile. Preghiamo, fratelli, ma preghiamo sinceramente la madre di Gesù, lei che ha saputo attendere con fiducia la risurrezione del suo figlio, ci dia la mano perché anche noi possiamo risorgere dal nostro peccato e possiamo impegnarci a costruire la vera famiglia, quella voluta direttamente da Dio, perché la prima società è la famiglia. Distrutta la famiglia non c'è più società, ognuno diventa un animale feroce per gli altri. Signore Gesù, illumina questa notte, ma illumina tutto il mondo, non soltanto questa notte, ma tutta l'umanità per i secoli a venire. Grazie, Signore, di quello che hai fatto per noi. Aiutaci a capire le scritture e a leggere bene il tuo disegno.